È stata approvata in Consiglio regionale una mozione che ho presentato, che è stata sottoscritta anche dagli altri consiglieri del Partito Democratico e anche da Renasci Marche, che pone l'attenzione rispetto alla carenza di medici e infermieri nelle strutture sia sanitarie che sociosanitarie. Ormai sono anni che, al di là del fatto che non vengono fatti concorsi, questo è sicuramente un problema, ma nella realtà quella che è la quantità di personale, quindi di medici, di infermieri che poi sono realmente disponibili, i numeri sono veramente molto ridotti. Questi numeri ridotti sono legati al fatto che nel corso degli anni quelli che sono i calcoli dei meccanismi per quantificare il fabbisogno, cioè per calcolare quelli che sono o gli infermieri che possono essere ammessi ai corsi di formazione o i medici che si possono iscrivere ai corsi universitari, si è cercato sempre di ridurre questo numero, che oggi ha portato al fatto che nel nostro paese, non solamente a livello regionale, quindi nelle Marche, ma a livello nazionale, i medici e gli infermieri mancano. Dall'altra parte ho voluto porre l'attenzione rispetto a quello che viene definito l'imbuto formativo, che riguarda il percorso di formazione post laurea, soprattutto dei medici, i quali, nonostante che siano pochi a potersi laureare in medicina, una volta che prendono questa laurea, devono comunque fare un'attività di formazione, ad esempio per diventare radiologo, oncologo, quindi per qualsiasi tipo di specializzazione è necessario un percorso formativo. Bene, anche per quanto riguarda i corsi di formazione sono minori, sono un numero ridotto rispetto alla quantità di medici che si sono laureati. Se voi sommate quindi il fatto che nel corso degli anni sono stati sempre ridotti la quantità di medici e infermieri che potevano laurearsi, al fatto dell'imbuto formativo, a questo aggiungi il fatto che nel corso degli anni si è, per ridurre la spesa pubblica, la quantità di infermieri e medici che sono stati assunti nelle varie strutture si sono ridotti anno dopo anno, ho ritenuto importante che venga posto un problema a livello nazionale, dove venga aperto anche in maniera straordinaria per i prossimi anni la possibilità di accedere a questi corsi di formazione universitario. Voglio anche ricordare che per formare un medico ci vogliono circa 10 anni, per formare un infermiere ci vogliono almeno 3 anni, e quindi se partiamo oggi noi potremmo avere un aumento di quello che sono i soggetti, cioè le persone che sono qualificate, tra diversi anni. Mi sembrava importante, come dire, sottolineare questo aspetto. Devo dire che questo mio atto, questa mozione è stata votata all'unanimità, quindi sia da centro-sinistra ma anche da centrodestra, il Consiglio regionale, e mi auguro che possa essere importante per riuscire, come dire, ad aumentare e implementare, quindi riuscire a dare più servizi alle varie strutture sanitarie, ma anche sociosanitaria del nostro territorio.